Qualche settimana fa stavo scrollando tranquillamente su Instagram quando mi sono soffermato su questa promozione dell'OIVA di MediaWorld. Il 20% di sconto sui prodotti non è affatto male, anche se dovevo ancora capire se si poteva applicare sui prodotti di carte Pokémon. Così, per semplicità, ho scelto di recarmi al punto più vicino, così da scoprire prima di tutto qualcosa in più e poi, eventualmente, acquistare qualcosa di particolarmente conveniente. Queste quindi sono delle ottime premesse per una nuova avventura on the road. E quindi, senza aspettare altro, adesso si parte! Ovviamente MediaWorld non sponsorizza in alcun modo questo video, mentre invece Fantasia Store lo fa e come. E se usi il link in descrizione più il codice WISH5 al checkout, ti porti a casa tutti i tuoi acquisti Pokémon, ma non solo, con il 5% di sconto. E adesso vediamo com'è andata. Bene, siamo arrivati alla location, il MediaWorld più vicino che ho a casa mia, e ora dobbiamo entrare per scoprire se innanzitutto si possono applicare questi sconti anche sulle carte Pokémon, e poi dobbiamo vedere se troviamo anche qualcosa di interessante. Una volta entrati, dopo una colazione di famiglia e aver avuto la conferma che esisteva effettivamente questa promozione, era arrivato il momento di chiedere qualcosa in più. Una domanda velocissima. Io qua vedo che il no IVA è solo sulla tecnologia, però andando sul sito, per esempio, mi dà che ci sono tantissimi altri prodotti con il meno 22%. Lei sa, per caso, se nello specifico, le carte Pokémon che stanno in quell'angolo hanno anche questo sconto? O bisogna solo provare? Bisognerebbe, se me le porta qua lo verifichiamo subito. Ok, allora possiamo fare un test. Ok, perfetto, grazie. E quindi non ci restava altro da fare se non entrare. Allora, se non vado errato, qua c'è una postazione PS5 strafiga. Però Pokémon dovrebbe essere proprio là in fondo. Allora, qua c'è una Classic Collection, collezioni così così. Anche qui nulla di interessante. Mabostiff, un po' di Destino di Paldea, Eroe Ferreo, i deck, gli ETB. Però sapete che qui sotto, queste stacche in tin, se dovessero avere effettivamente il 22% di sconto, potrebbero essere dei buoni acquisti, sinceramente. Qui invece ci sono, mamma mia, bustine singole tenute così. Questi invece sono i blisterini, tutti a prezzo pieno e tutte di espansioni abbastanza nuove. Vabbè, sinceramente con il 20% di sconto circa dovrebbero venire 15 euro, e 15 euro per tre pacchetti, di cui anche due molto molto buoni, dai, mi sa che me le prendo. Ok, ufficialmente qualcosa siamo riusciti a trovarlo, e sì, si applicava lo sconto anche sulle carte Pokémon. E adesso quasi quasi provo la mia fortuna anche su un altro MediaWorld. D'altronde la promozione durava ancora solo per quella giornata, e quindi non potevo proprio lasciarmi scappare la possibilità di trovare qualcosa di conveniente a prezzo ribassato. Ottimo, dopo una piccola deviazione e anche un cambio d'auto, sono ufficialmente arrivato anche alla seconda location. Ora si entra e speriamo bene. Ma dentro non andò affatto bene. C'erano solo collezioni estremamente nuove, qualche ETB skippabilissimo e anche queste mini tin. Probabilmente, essendo una location più centrale, è anche probabile che passi più gente ad acquistare le cose più interessanti. Ma vabbè, non può andare sempre tutto bene. Una cosa però è certa, le collezioni a predominanza spada e scudo stanno davvero finendo. E quindi gamba in spalla, si torna a casa e si parte con lo spacchettamento. Ebbene bene, eccoci tornati nel presente, pronti per andare a spacchettare il nostro modesto bottino. Partiamo dalla stacking tin psico, che abbiamo anche doppia, e che non so se ve l'ho già detto, ma secondo me sì, andando a considerare anche i Pokémon di copertina, qui abbiamo un Gengar, poi qui abbiamo addirittura un Espeon, beh, questi la rendono anche un prodottino interessante da tenere sigillato, secondo me, anche se ovviamente questo non è qualcosa che faremo oggi. Il contenuto è davvero super essenziale, abbiamo 4 sticker e poi 3 pacchettini, uno è scarlatto e violetto, l'altro è astrilucente e dietro c'è pure lucentezza siderale. Ok, partiamo come al solito dal set meno emozionante, ovvero scarlatto e violetto base, perché poi con spada e scudo ci divertiamo sempre un pochettino di più. Questo è il primo codice del video, il trick questa volta è uno in avanti, mentre invece con gli altri pacchetti devo ricordarmi di farne 4 in avanti, e ci siamo. Staraptor, generatore, Wugtrio, siamo già alla prima reverse, dietro abbiamo un bellissimo Starly Illustration, bello assai, e dietro ancora c'è
un'olografica che è un clef key. Dai, siamo partiti bene, ora tocca a lucentezza siderale. Qui, ve lo ricordo, ci sono un sacco di carte interessanti. Io non sono ancora mai riuscito a sbustare il Machamp Alternate Art. Probabilmente non succederà anche in questo pacchetto, ma vediamo se riusciamo comunque a trovare qualcosina di interessante. 4 li ho spostati in avanti, sono riuscito a fare il trick giusto e andiamo. Sneasel, Misdreavus, Barboach, Scyther. Attenzione alla possibile Trainer Gallery. No, è una reverse di Sudowoodo. E dietro abbiamo un Regirock raro non holo. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Ma non è che anche questa volta ti sei dimenticato di lasciare il like proprio qui sotto? Ah, e inoltre non dimenticate che la mattina di sabato 29 giugno sarò in presenza a Orvieto Comics and Games. Il link al sito è in descrizione, così potete scoprire tutte le informazioni su questi 3 giorni di manifestazione. Va bene, allora andiamo con Astri Lucenti, ovvero il set dei Charizard. Poi è anche vero, ci sono 2 Umbreon Trainer Gallery. Mi sa che ci sono anche 2 Sylveon Trainer Gallery. Abbiamo anche qualche Arceus. Questo è un set che ora come ora, secondo me, è ancora super sottovalutato. Andate a vedervi un attimino la lista di carte e provate un attimino a pensare. Energia, Crodaunt, Macerie, Claydole, Starly, Milseri, Carrablast. Siamo in zona Trainer Gallery, non ancora. Mi sa che adesso lo siamo e abbiamo un Alcremie Trainer Gallery. Buonissimo, quindi 2 pull, ottimo. E dietro un Dradigon raro non holo. Prima stacchettina sicuramente non male. Vediamo adesso cosa succede con questa di tipo drago. E ve lo dico, stiamo passando anche un momento abbastanza nero per gli spacchettamenti, quindi sarebbe molto importante trovare qualcosa anche qua. Anche in questo caso ci sono i 4 sticker dei 4 Pokémon di copertina e la composizione dei pacchetti è assolutamente identica. Quindi via con il primo pacchetto, che teniamo sempre scarlatto e violetto. Questa volta pacchetto con artwork di Miraidon e l'alternate art di Miraidon non l'ho ancora trovata, mentre invece Coraidon mi è saltato fuori un paio di volte secondo me, eh? Quindi dai, cerchiamola. Smoliv, Wiglet, Grivard, Tatsugiri, Scovillain, Torkoal. Questa è la prima reverse di Slowpoke. Dietro abbiamo un'altra reverse che è Growlithe e dietro ancora è una holo, è un altro Klefki. Bene, 0 pull su scarlatto e violetto, ci va bene se invece riusciamo a trovare qualcosina in lucentezza, partendo dal colore del codice, che è un altro codice bianco. Ve lo ricordo sempre, codice bianco sfortunatamente significa che possiamo sperare in una Trainer Gallery, ma non qualcosa di importante nello slot della rara. Purtroppo andava così nel 2022. Chissà perché. Non lo so. Heracross, Mantine, forse ci siamo già? No, abbiamo ancora una normale e dietro però sì. E ok, abbiamo un Chatot reverse e un Maitiena raro non holo. Ed è di nuovo tutto in mano ad Astri Lucenti per salvare questa stacchintin. E secondo me questa situazione con Astri Lucenti, che deve assolutamente aiutarci, succede molto spesso nei nostri video. Non so, sarà un sentore, anche qui il codice è bianco. Ai ai ai, che disastro. Ma comunque ricordatevi, qui potrebbe esserci una Trainer Gallery molto importante, tra cui i 2 Umbreon e i 2 Sylveon. Energia, Tropius, Morgrem, Claydole, Milseri, Shinx, Impidimp. Forse ci siamo. L'ho spoilerata. C'eravamo, è un Buizel reverse e un Klingklang raro non holo. Beh, dai, allora tutti i pull forse sono nelle Stacking Team Psico? Dai, ok, altro pacchetto di Miraidon e ultimo di scarlatto e violetto per tutto questo video. Beccatevi il codice, ok, spostiamone una in avanti cercando di non spoilerare nulla e andiamo. Pokéball, Rotom, Blocco Amici, Flabebè, Ipno, Campo in Spiaggia, Sandaconda. Questo è un Coraidon reverse. Dietro abbiamo un'altra reverse con Houndstone e dietro ancora, porca miseria, è una ricerca accademica olografica. Partiti bene e adesso sta andando un po' peggio. Lucentezza siderale, è il momento di farci sognare con un altro codice bianco. Ragazzi, non ci posso credere. Codice qui, 4 in avanti e
via. Tra le trainer gallery di lucentezza siderale forse dovrebbe esserci quella Starmi con Misty. Sì, dovrebbe esserci, e anche Camilla con Garchomp. Quindi comunque ci potrebbe piacere e potrebbe assolutamente esserlo. Attenzione, è una V. È una V trainer gallery. Bene, forza. 3, 2, 1. Oh, bello anche lo Zamazenta con Hop. Assolutamente. Vediamo invece dietro cosa abbiamo. Ok, un Regidragon raro non holo. Dai Astri, ultimo pacchetto. Dai. Secondo me, tra l'altro, abbiamo avuto solo pacchetti con artwork di Shaymin, secondo me. Vediamo se riusciamo a trovare un codice dal bordo nero. È un codice dal bordo nero, ci piace assai. Quindi come minimo abbiamo una rara olografica. Come massimo, beh, possiamo avere davvero di tutto. Potremmo avere una trainer gallery più una V normale, una V full art, una hyper ancora, perché qua esistevano ancora le hyper. Insomma, può esserci di tutto dentro a questo pacchetto. E ce lo godiamo pian piano. Hitmontop, Bacino di Magma, Spiritomb, Burmy, Impidimp, Staryu. Potrebbe essere qui. Ok, Wormadam Reverse. E dietro. Ok, è una V. E la V migliore ovviamente dovrebbe assolutamente essere quella di Charizard. E infatti sotto Wormadam abbiamo un Morpeko V. Bene, è fatta. E questa volta, per fortuna, non siamo tornati a casa con praticamente niente in mano. I 4 pull su 9 pacchetti non sono affatto male. Certo, non sono state le cose più incredibili in assoluto, però sinceramente coronano molto bene questa piccola avventura che ci siamo fatti. E ovviamente fammi sapere nei commenti se vuoi altri video on the road proprio come questo qui.